Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che stia trascorrendo una splendida giornata. Prima di iniziare appunto il video, voglio rivolgere a tutti voi, iscritti e non, i miei migliori auguri di buona Pasqua. Quindi mi raccomando, trascorreteli con le persone a voi care e mangiate anche tanta cioccolata. Ho deciso di realizzare questo video perché volevo dire un po' la mia in questi due giorni di campionato, in attesa insomma che la giornata venga completata con i match di domani. E anche perché ci sono stati secondo me spunti interessanti e quindi appunto mi hanno chiesto di dire la mia su alcune cose. Prima però di andare alla nostra questione, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina grigia delle notifiche, perché è l'unico modo che avete per rimanere aggiornati in tempo reale sui video che vado a pubblicare. Mi raccomando, supportate anche il canale, supportate questo genere di contenuti, perché siamo vicini, mancano un centinaio di iscritti ai 2000. Quota per me molto importante, a voi non costa niente, tutto quanto. Se appunto vi piace il tipo di contenuto che porto sul canale, mi raccomando, supportatemi e vi recapito il mio più grande grazie. Ma veniamo quindi a noi, partiamo con i match dell'Inter e del Milan. Un Inter che ha vinto fondamentalmente una partita contro lo Spezia per 2-0 con il minimo sforzo, quindi l'archivio, perché comunque secondo me c'è veramente poco da dire. Poi alcuni di voi mi hanno chiesto di commentare la partita tra Genoa e Milan. Un Genoa dove per l'ennesima volta si è vista insomma la prestazione della squadra rossoblù, il pubblico sempre contento, ma la situazione in classifica si fa sempre più difficile, perché la prestazione c'è stata, è stata ottima, ma per l'ennesima volta 0 punti conquistati. Un Blessing che ha schierato la squadra con il 4-3-2-1, quindi con l'albero di Natale di ancellottiana maniera, cioè ancellottiana memoria. Ma fondamentalmente il problema grosso del Genoa in primis è la fase difensiva, non l'attacco, ma la fase difensiva. Seconda cosa è il centrocampo, perché se tu comunque metti Frendrup, Badel e l'altro chi era? Era Galdames, diciamo che tu hai impostazione ma non hai incursioni, e quando tu hai un Amiri che agisce in fase di non possesso come seconda, falsa seconda punta, che non è proprio il suo ruolo, che viene da un momento non propriamente positivo a livello fisico, in più un Ecuba anche per l'amor di Dio, gioco forza che giocare sempre a palla lunga, scavalcare il centrocampo in attesa che Piccoli faccia insomma da boa, ma non avendo centrocampisti che si vanno a inserire, davvero veramente difficile. Ma qui comunque non è secondo me il colpa di Blessing, è fondamentalmente come è stata costruita la squadra, che comunque nel centrocampo non vi sono incursori, e se vi sono in parte non sono di qualità. Vediamo magari uno Sturaro, un Portanova è l'unico che però sono convinto che se avesse giocato Portanova sarebbe stato messo al posto di Ekuban. Invece utilizzare un centrocampo così piatto, così di impostazione, ma non da un ritmo eccezionale, ma affidandosi soltanto agli attaccanti, ovvio che poi la squadra si fa spezzare in due. Non c'è incursione, non ci sono elementi che legano i reparti, con qualità soprattutto, e quindi la difficoltà è questa. Quindi vittoria fondamentalmente meritata del Milan. Il primo gol c'è stato un grandissimo merito di Kalulu, ma d'altro canto c'è stato un pochino di colpa di FT ha perso un po' di distanze con Leao, gli è stato troppo dietro, non l'ha seguito nella marcatura a uomo, e quindi niente, quindi un po' di errori, un po' di ovviamente bravura del Milan, perché il cross di Kalulu è stato un bijoux, e quindi insomma voglio dire il secondo gol, vabbè, un po' così casuale a fine partita col Genoa sbilanciato, ci può stare. Fatto sta che ora però col Cagliari, ragazzi, partita, come ha detto anche se non ero Blessing stesso, vale 6 punti, perché è uno sconto diretto. Il Cagliari poi, che è mandato a vincere contro il Sassuolo, ha allungato, quindi veramente è un dentro fuori per il Genoa questa partita. E non solo, il Venezia va bene, ha perso, ma la Salernitana, non scordiamo che ha due partite in meno e ha vinto contro la Sampdoria meritatamente,
con la Sampdoria che quasi, come vi avevo detto anche nello scorso video, io avevo pronosticato 4 punti in 2 gare, ebbene già in una ne ha fatti 0. Quindi vuol dire anche la Sampdoria, se non dovesse recuperare un po' di ritmo, un po' di verve, e magari Giampaolo smettesse di fare un po' di scelte abbastanza opinabili, e anche la Sampdoria è a serio rischio di tornare nella zona retrocessione. Secondo me non ci tornerà, per un discorso che ha troppe squadre dietro, che con 3-4 punti magari guadagnati in queste ultime 5 gare ti guadagni la quota salvezza, però il rischio c'è. Magari la squadra che Dio ti fa bene, tu fai male e niente. I conti sono molto semplici farli. Passiamo alla parte alta, appunto. Milan e Inter che vanno a vincere, un Napoli che staremo a vedere quello che farà, ma la Juve la Juve quest'anno è un rebus, ragazzi, è un rebus totale, perché zero gioco. Nel primo tempo, a parte scelte di Allegri un po' così, secondo me ovviamente, ma dal momento che i tre centrali del Bologna ti giocano a uomo su Dybala, Morata e Vlahovic, un gioco importante lo fanno le mezze ali, ma perché comunque appunto già i difensori sono occupati, le mezze ali devono sfruttare gli spazi, devono agire in verticale. Ma se questo movimento non viene fatto, il primo tiro lo fa Danilo, che ha sfiorato il gol verso fine primo tempo, beh, un pochino di errori sono stati. Una Juve che sarà molto sottotono, una Juve che è il simbolo della non continuità, e una Juve che ha pareggiato fondamentalmente in 9 contro 11. Un rigore che tosto a giudicare stavolta, perché si è giudicato il primo contatto, l'inizio del fallo era fuori, ma secondo me il contatto tra i piedi è avvenuto per qualche centimetro sulla linea. Quindi lì c'è un discorso: o valuto quando è stato il contatto, o valuto il primissimo, oppure valuto dove effettivamente c'è stato il contatto con il piede, e quindi dentro. Quindi lì non lo so, veramente tosta la posizione dell'arbitro. Doppia ammonizione assolutamente ineccepibile, perché comunque il fallo di Soumaoro è stato netto su dichiarazione da gol, mentre appunto Medel espulso per proteste stupidissime, cioè gli è partita la brocca a Medel, si sa che così è partita la brocca al cileno, si è fatto cacciare. Ma una Juventus che pareggia al 95esimo con una super rovesciata di Morata, poi spinta dentro da Vlahovic, ragazzi, è troppo poco, troppo troppo poco per una squadra che ambisce a giocare un certo tipo di calcio, o meglio, che ambisce certe posizioni in classifica sia a livello italiano che europeo. Quindi veramente brutta 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 prestazione da parte dei bianconeri, i quali se devono vedere dietro, perché la Lazio va bene, ha pareggiato contro il Torino, grande pressione del Torino che per l'ennesima volta si è fatto infinocchiare da un gol nel recupero, altri punti persi dalla squadra di Juric in ultimi minuti, ma che appunto lui si vede dietro, perché se la Roma dovesse rivincere contro il Napoli, se non erro va a meno 3 o meno 2, quindi veramente sarebbe forse a meno 3, ma sarebbe lì, e a 5 giornate, 3 punti su 5 giornate sono veramente pochi, perché o la Roma fa i passi falsi e la Juve magari no e allunga, oppure il contrario, la Juve rischia veramente di essere superata da Roma. E in questa Roma molto altalenante, molto un po' così, in questa gestione Mourinho, sarebbe un po' una sconfitta per la Juve, che poi di base sarebbe una sconfitta della Juve a prescindere, perché comunque si aspetta molti più da Allegri, molti più dalla squadra, errate valutazioni magari da parte della dirigenza su alcuni giocatori, ma comunque secondo me l'attuale dirigenza juventina paga errori della passata dirigenza, vedi Rabiot che è un peso a bilancio, vedi Ramsey che è un peso a bilancio, vedi Alessandro che c'è un peso a bilancio, insomma una situazione veramente non molto facile.
Ovviamente seguirà un video quantomeno lunedì o martedì per analizzare insomma le partite appunto che concluderanno questa 33esima giornata e magari fare un recapone se ci dovessero essere ribaltamenti tipo vittoria Roma sul Napoli o magari accorciamenti di stanze in mezzo alla classifica, in fondo alla classifica. Però insomma staremo appunto a vedere. Ovviamente tifosi di calcio, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Non mi resta che, fra l'altro, che ovviamente invitarvi a lasciare like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanella di notifiche e supportare questa mia Road 2000. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!